In diretta 8:27, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Siamo in diretta per raccontarvi quello che sta succedendo in questa giornata, in questo sabato, in questo fine settimana caratterizzato dalla neve, caratterizzato da questo vento gelido dalla Russia, dalla Siberia, che sta interessando in particolar modo la nostra regione, la regione Marche, una regione che in queste ore è attraversata da questa perturbazione che sta scaricando neve. Allora, abbiamo, come di consueto, come facciamo noi solitamente in questi speciali, in questi appuntamenti, anche diversi collegamenti. Allora, cominciamo subito ad andare a vedere che cosa succede innanzitutto nelle due città principali della nostra regione, della nostra provincia, che sono Fano e Pesaro. Allora, vedo da Fano Simona Zonghetti, piazza 20 Settembre, e Angelica Panzieri invece da Pesaro, piazza del Popolo. Allora, a colpo d'occhio verrebbe da dire che Fano batte in questo momento Pesaro 1-0 per quanto riguarda le precipitazioni. Infatti a Fano sta nevicando, e sta nevicando abbondantemente, mentre a Pesaro pare che stia ancora all'asciutto. Ma lascio a voi la parola, cominciamo da Simona Zonghetti. Buongiorno Simona. Buongiorno direttore, non potevamo non iniziare questa diretta da Piazza 20 Settembre, dove, come ci dicono spesso i nostri telespettatori, ci sono i lampioni che non mentono. Come vedete alle mie spalle ci sono anche diversi furgoncini, perché oggi, essendo sabato, doveva esserci il mercato, il tradizionale mercato del fine settimana. Stanno attendendo, ho parlato prima con alcuni di loro, sperano che le previsioni meteo possano migliorare, però insomma poi sentiremo anche Cangiotti, quindi gli esperti, che cosa succederà nelle prossime ore. Verso l'interno invece, anche nell'entroterra, nell'interno, verso Calcinelli, Lucrezia, sta già nevicando, insomma, e quindi poi ci sposteremo verso quelle zone. Allora, grazie, rimani un secondo lì, perché intanto sentiamo e vediamo Piazza del Popolo con Angelica Panzieri. Angelica. Buongiorno, a Piazza del Popolo ancora niente, nessun fiocco di neve, ne stanno cadendo qualcuno in questo momento. Diversa invece è la situazione nell'entroterra, nei quartieri periferici del comune di Pesaro, Villa Ceccolini, Borgo Santa Maria, dove sono iniziati a cadere i primi fiocchi dall'alba di questa mattina. Buongiorno. Allora, facciamo così, Angelica e Simona, vi chiedo per favore la cortesia di lasciare il cuore delle città, insomma, di lasciare le due piazze per andare invece verso l'entroterra. Andate verso l'entroterra e fermatevi dove già c'è neve, in modo che vediamo com'è la situazione man mano che ci spostiamo verso l'interno, va bene? Ok, allora intanto chiedo per favore... Va bene, a dopo. Grazie, ecco, intanto chiedo alla regia di Riccardo Sora di mandare in onda l'immagine che abbiamo invece in diretta, sempre da Fano, località Codma di Rosciano, quindi siamo a Rosciano di Fano. Ecco, questa è la situazione a Fano, quindi vedete com'è diverso, come cambia lo scenario tra Piazza 20 Settembre, quindi siamo a qualche chilometro dal cuore di Fano. Questa è via Campanella, quella in fondo dove vedete alcune automobili. Insomma, la situazione a Fano è questa, perlomeno nell'Interland, nell'immediato entroterra, va bene? Allora, adesso invece da Fano, quota praticamente zero sul livello del mare, ci spostiamo tra un istante, lo faremo, tra un istante ci spostiamo invece a Bolognola, che è a 1300 metri di altitudine, dove lo scenario chiaramente è completamente diverso da quello che vi stiamo mostrando in questo momento. E a Bolognola abbiamo collegato Francesco Cangiotti, che è geologo ma è anche meteorologo, nel senso che è un esperto di meteo, cura il sito geometeo.it, e in questo momento, intanto benvenuto Francesco, ecco, in questo momento... Sì, buongiorno a tutti. In questo momento tu sei a Bolognola, giusto? Una località sciistica, e ti trovi all'interno del Gatto delle Nevi. Esatto, esatto. Siamo pronti per poter anche iniziare la stagione da lunedì. Quindi questa neve è arrivata veramente proprio a puntino.
come una manna dal cielo, si dice. Allora, visto che sei dentro questo gatto delle nevi, ti posso chiedere la cortesia di farci vedere qual è lo scenario esterno? Che cosa sta succedendo a 1300 metri a Bolognola, in provincia di Macerata? Guardate che spettacolo. Meraviglia. Meraviglia. Immagino che sia freddino, che sia freschino lì da quelle parti. Sì, guarda, abbiamo una temperatura attuale di meno 8, questa sera arriverà ulteriore aria fredda, quindi dovremo arrivare nella nottata, nella giornata di domani a una punta di meno 11, meno 12 gradi. Quindi meno 8 quell'attuale, meno 11, meno 12 durante la notte. Allora, Francesco, vogliamo fare un attimo una sorta di previsione per le prossime ore? Allora, abbiamo visto sulla costa Pesaro fatica un po', perché su Piazza del Popolo è praticamente senza neve. Fano invece, e qui credo che conti molto anche il microclima, del quale non si parla mai, ma che in realtà ha la sua importanza. Tra Pesaro e Fano sembrano due stagioni diverse in qualche modo, perché Fano ha la sua precipitazione, insomma sta nevicando abbondantemente, Pesaro invece no. Arriverà? Ma questo diciamo che è dovuto soprattutto alla posizione del minimo che si trova più verso sud, quindi diciamo man mano che procediamo verso i settori diciamo centro-meridionali della regione, i fenomeni in queste ore sono un pochino più diffusi e anche più intensi, e con essi anche le nevicate. Nelle prossime ore la neve potrebbe arrivare anche a Pesaro, ci sarà diciamo un'accentuazione dei fenomeni soprattutto sulle zone costiere e collinari proprio nelle ore centrali della mattinata fino alla tarda mattinata. Poi nel corso del pomeriggio queste precipitazioni tenderanno via via ad attenuarsi e avremo diciamo un temporaneo miglioramento. Dico temporaneo perché poi a partire dalla nottata e nella mattinata di domani arriveremo all'apice appunto di questa discesa d'aria fredda, come dicevo, con delle punte in quota anche attorno ai meno 11, meno 12, che appunto riaccenderanno nuovamente l'instabilità. Quindi nella nottata e nella mattinata di domani si formeranno dei nuclei instabili al largo della costa, che poi via via tenderanno con i venti da nord-est a arrivare anche sul litorale e appunto determineranno dei nuovi rovesci nevosi sia sui settori costieri e naturalmente anche sulle zone interne. Che però, Francesco, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, allora tra stanotte e domani di nuovo neve sulla costa, non sarà diffusa su tutta la costa marchigiana, ma localmente comunque potrebbe di nuovo imbiancare e apportare insomma degli accumuli, insomma, no? Mi pare di aver capito bene? Sì, perché non si tratterà di una vera e propria perturbazione, ma si tratterà di nuclei stabili, quindi logicamente in queste situazioni potremmo avere delle differenze anche a pochi chilometri di distanza, un po' come sta accadendo questa mattina ad esempio tra Fano e Pesaro, in cui a distanza di pochi chilometri dove i nuclei e le precipitazioni risulteranno più intense, appunto si potranno accumulare dei nuovi centimetri. Ma possiamo già azzardare, Francesco, tra Fano e Pesaro domani chi vincerà questa disputa, tra chi avrà più centimetri di neve anche domani? Ma io dico più Fano, perché come dicevo il minimo si trova in una posizione più a sud e quindi sicuramente le aree diciamo centro-meridionali saranno un pochino più favorite da questa instabilità, quindi anche Francesco, la zona di Ancona domani potrebbe vedere la capitale del capoluogo di provincia, di regione, potrà vedere appunto anche un'imbiancata. Quindi anche Ancona, no. Poi c'è un'altra questione invece che non va sottovalutata, perché Fano, così come Ancona, Pesaro, eccetera, sono tutte zone città di mare, città costiere. C'è la questione delle mareggiate, dei venti. Che cosa possiamo dire a proposito? Ecco, i venti raggiungeranno anche questi l'apice nella mattinata di domani. Avremo infatti delle correnti abbastanza tese di bora da nord-est che appunto determineranno un mare
mosso, molto mosso. Poi nel corso della giornata di domani, dal pomeriggio sera e da lunedì, diciamo, tutto questo sistema depressionario collegato a questa circolazione di aria fredda tenderà man mano a spostarsi verso la Grecia e quindi il tempo tenderà via via a migliorare. Questo non vuol dire che le temperature si rialzeranno subito, anzi nella giornata di lunedì e martedì proprio tutta quest'aria fredda che è affluita e il cielo sereno determinerà proprio dei valori minimi veramente bassi. Infatti soprattutto sulle zone pianeggianti interne lunedì mattina ma anche martedì potremo raggiungere delle minime anche sotto i meno 10 gradi. Quindi il problema sarà a quel punto il ghiaccio, bisognerà veramente fare molta attenzione al ghiaccio. Sì, sicuramente le gelate saranno molto diffuse e anche intense, quindi in particolare nelle zone di fondovalle, vicino ai fiumi, dove anche l'umidità contribuirà maggiormente alla formazione di ghiaccio. Allora Francesco, io vorrevo chiederti prima di salutarci di riaprire un attimo la porta del Gatto delle Nevi, da dove tu ci stai trasmettendo, per farci vedere che cosa c'è a Bolognola. Siamo a Bolognola, località sciistica, che riaprirà quando? Domani, dopo guarda si che... riaprirà nella giornata di lunedì. Lunedì, quindi si potrà venire a sciare lì. Esatto, esattamente. Ecco. Guardate che roba, guardate che spettacolo. Ma adesso tu come fai a muoverti? Con quello? Muovi quello? Vai sul Gatto delle Nevi? Sì. Ah, che roba, ragazzi, che bello. Allora, magari se tu sei d'accordo, oppure ce lo vuoi dire adesso, come funziona per Bolognola? Cioè, è tutto aperto da lunedì, insomma, ci sarà un punto dove si può mangiare, stare tutta la giornata, come si può fare? Sì, diciamo che i ristoranti, i rifugi saranno tutti aperti, anche i noleggi e le scuole sci, da come insomma dall'ultimo decreto appunto potrà iniziare la stagione sciistica, ci sarà la possibilità di prenotare gli ski pass online, anche perché dobbiamo mantenere diciamo un numero chiuso di ingressi giornalieri proprio per non creare affollamenti e comunque code. È sempre meglio prenotare magari, chiedere per... No? Per evitare di arrivare sì, lì? Sì, sicuramente io consiglio sempre di prenotare anche per evitare appunto di poi trovare troppe code o comunque di non trovare poi la disponibilità delle attrezzature o degli ski pass. Bene, grazie allora Francesco Cangiotti, buon lavoro a te e a tutti coloro che si trovano lì a Bolognola, in provincia di Macerata, con te a 1300 metri di altezza, pensate, in questo momento, guardate che bel segnale che siamo riusciti a fornirvi, grazie, buon lavoro e adesso... Grazie a voi, buona giornata. Grazie e adesso, anzi tra pochissimo, passeremo da una montagna all'altra, quindi dai monti appunto di Bolognola. Faremo un salto sul Monte Catria, dove sta nevicando allo stesso modo e dunque cercheremo di capire un po' lì com'è la situazione. Intanto andiamo sul nostro gruppo, sulla nostra pagina di Reporter di Strada, dove i nostri 8.035, credo, reporter, sono tanti, tantissimi, stanno contribuendo con le loro segnalazioni e con le loro... quindi le loro fotografie, i loro video eccetera stanno contribuendo ad animare questa pagina, che è una pagina utile in questo momento soprattutto per chi ha bisogno di essere informato per esempio su com'è la situazione in giro per la regione e in giro per la provincia di Pesorbino. Allora cominciamo da Claudia Morbidelli che per esempio ci ha inviato, ha pubblicato su Reporter di Strada questa foto da Lucrezia, ecco 20 minuti fa, quindi guardate com'è la situazione nell'entroterra. Tra poco avremo anche i nostri due inviati, Simona Zunghetti e Angelica Panzieri, che entreranno nelle due vallate, Valle del Metauro e Valle Foglia, verso l'interno per vedere un po' meglio dal vivo com'è appunto la questione neve. Adesso questa è la fotografia di Lucrezia. Scendendo giù, sempre Lucrezia di Cartoceto, alle 8.05, questo è Giovanni Lanni che ha pubblicato, qui siamo nella zona della Bocciofila, vedete, nella zona comunque del centro del paese, ancora
si può vedere insomma qualche centimetro di neve, ma la cosa importante è che sta nevicando. Qui invece siamo, scusate, ecco, andiamo a vedere quest'altra fotografia, anche qui ancora Lucrezia, buongiorno, poi e qui siamo con Katia Curzietti, poi Milena, Milena, dov'era? Eccola qua, andiamo a vedere, come mai stamattina questo touchscreen fa arrabbiare? Teniamolo così, forse è meglio, ecco, teniamolo così. Allora, andiamo sotto, Katia Curzietta, ecco qua, ancora Lucrezia con della scalinata, poi Ginestreto, ecco, dicevamo di Pesaro, Pesaro che non ha molta neve, stava iniziando a fiocchettare qualche cosina durante il collegamento, però Ginestreto vedete invece come, quindi siamo nell'interno di Pesaro, come invece di neve ne sia caduta già abbastanza, con ha imbiancato praticamente tutto quanto, ci saranno almeno 5-6 cm di neve. Qui ancora Lucrezia con fotografie scattate da Moreno intorno alle 7 di questa mattina, poi ancora sotto qui un filmato che riguarda un po' le strade del nostro entroterra, vediamo se riesco a capire di dove sono queste strade, ma scrivete anche per favore di dove fate queste fotografie. Ecco, per esempio Laura Mari ci ha mandato queste immagini e queste fotografie da Bellocchi di Fano, anche Bellocchi nell'immediato entroterra fanese, insomma anche qui sta continuando a nevicare. Questa è ancora Lucrezia con un piccolo timido raggio di sole che è sbucato per qualche istante. Qui siamo a Montegiano invece, vedete più ci si sposta verso l'entroterra e più la neve è più alta. Montegiano di Monbaroccio, Milena Sambughi una quarantina di minuti fa ci ha inviato questo scatto, questa fotografia che indica già come più si sale di quota e più sale, aumenta anche il numero dei centimetri. Mentre Domenico Sambero, sempre su Reporter di Strada, ha pubblicato queste tre fotografie. Qui siamo a Vallefoglia, quindi nel comune di Pesaro, dove si sta recando Angelica con Stefano Barniesi, il nostro operatore. Ecco, anche qui vedete già come nell'entroterra pesarese la situazione sia completamente diversa rispetto alla città. Siamo a Montefelcino, qui Francesco Amadori, Borgoville di Montefelcino, anche qua continua a nevicare abbondantemente con neve che ormai è caduta ormai praticamente ovunque. La viabilità ancora è buona, poi sentiremo anche i responsabili della viabilità tra pochissimo, anzi se possiamo fare già una telefonica con Mario Primavera, che è il dirigente della viabilità della provincia di Pesaro Urbino, così almeno abbiamo meglio, possiamo dare meglio il quadro della situazione. Questa è l'uscita invece la superstrada dei 78, Valerio Vannicola ci ha mandato questo scatto che già ci fa capire, per chi dovesse prendere dunque la superstrada, ci fa capire un po' com'è la situazione. Quindi attenzione, perché guardate a terra il manto stradale, è un manto stradale sicuramente viscido, perché poi la neve non è certo compatta, è molto molto bagnata, come si dice in questi casi, quindi fa quella poltiglia che però rende molto insidioso il passaggio con le auto, soprattutto se non avete le catene, soprattutto non le catene, adesso sarà forse un po' esagerato, però le gomme termiche quantomeno. Lasciate stare invece se non avete per niente le catene, le gomme termiche, perché poi oltretutto vi fanno in alcuni tratti, se non le avete vi fanno la multa. Da Frate Rosa invece Giulia Mencarelli, guardate anche qui che bella immagine, anche qui vedete, pare che sia già passato lo spazzaneve, si può notare, adesso ve lo evidenzio con il giallo, vedete qui è già passato lo spazzaneve, qui c'è la montagnola e qui la montagnola di neve che è stata spostata, che è stata pulita appunto dal mezzo meccanico. Mentre a Ponte degli Alberi, Mami Cristina, questa è un'altra immagine delle colline con questi ulivi, guardate che meraviglia, che spettacolo. Ecco, comincia ormai il verde a scomparire sotto la coltre bianca. Sono tutte immagini che comunque ci riportano un po', ci danno un po' di
di, come dire, anche un po' di gioia in questo momento un po' particolare, un po' difficile. Per quanto chiaramente la neve sta bene, qualcuno dice, in montagna, perché comunque crea disagi. Già di disagi ne viviamo tanti, ne viviamo abbastanza, e quindi la neve può, forse si poteva evitare, qualcuno dice. Ma ci sono due scuole di pensiero, tra chi è contento, vedi anche i bambini che oggi potranno andare a fare qualche spallottata di neve, e tra quelli che invece devono comunque essere, per esempio andare a fare la spesa. Oggi è sabato, solitamente c'è qualcuno che ne approfitta il sabato per andare a fare la spesa, e oggi sarà un po' più complicato, insomma, la faccenda. Jessica Severi invece ci ha mandato queste foto da Calcinelli, vediamo se riusciamo a farlo partire, ecco anche questo filmato. Filmato che arriva appunto da Calcinelli, siamo a Colli al Metauro, sotto Marina Tutino invece da San Gervasio in provincia di sempre in provincia di Pesaro Urbino, siamo nella frazione di Fossombrone, anche qui vedete come di neve in questa frazione di San Gervasio, che è in alto rispetto al paese, vedete quanta neve già è presente sugli alberi. È uno scenario tipicamente quasi di montagna, verrebbe da dire. Antonella Maniscalco invece da Calcinelli, guardate questa fotografia dove praticamente è tutto bianco e sta nevicando fortissimo. Allora vado a collegarmi adesso per avere un po' il quadro della situazione delle strade con Mario Primavera, dirigente della viabilità della provincia di Pesaro Urbino. Buongiorno Primavera. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, ci può dare un po' il quadro della situazione in questo momento sulle strade provinciali, quelle che gestite voi come provincia? Sì. Allora, la provincia gestisce circa 1200 km di strade in tutto il territorio provinciale. La situazione è sotto controllo. Questa notte sono usciti 76 mezzi dei 128 a disposizione, e quindi sono tutti i mezzi sgombraneve, abbiamo fatto questo primo trattamento. La coltre, diciamo, dai pochi centimetri nelle zone di prima collina del Pesarese e del Fanese, arrivano fino a circa 20-25 centimetri nelle zone, diciamo, più di alta collina, quindi zone di Tavuglia, Monte Ciccardo, nelle zone di Orciano. E questa, diciamo, coltre fortunatamente non è stata superiore nemmeno su nelle zone dell'entroterra, anche a Serravalle, proprio mezz'ora fa mi hanno chiamato che ce n'erano circa 15-20 centimetri. Quindi, diciamo, per il momento la situazione è tranquilla e sotto controllo. Le ecco, Primavera, è una situazione chiaramente in divenire, quindi siamo nelle prime ore, nelle prime fasi, anche se verso penso mezzogiorno, almeno sì, così mi hanno detto, dovrebbe migliorare, però sì. Quando nevica in maniera abbondante o comunque in questo modo, anche un paio d'ore potrebbe cambiare lo scenario, quindi passiamo... Sì, comunque come dicevo, no, le ditte sono tutte ditte che ci gestiscono la neve, sono ditte locali che stanno i loro mezzi nell'arco di 10 km dalle zone di intervento, quindi sono subito pronte nel caso servisse di intervenire. Smetterà di nevicare, interverremo subito con il trattamento antighiaccio, perché le temperature fortunatamente ancora sono intorno allo zero grado. Quindi il sale funziona quando siamo intorno a queste temperature. Se dovessero scendere bruscamente, diciamo, il sale non ha gli effetti che fa di disgelo a temperature, certo, diciamo, dello zero gradi. Ecco, senta Primavera, volevo chiedere, c'è qualche consiglio che noi possiamo rilanciare attraverso la televisione ai nostri telespettatori su che cosa possiamo... Come è giusto comportarsi, soprattutto con le automobili, soprattutto quando devono passare i mezzi spargi spazzaneve, eccetera, eccetera. Ci sono degli accorgimenti, dei consigli che si possono dare per evitare di trovare disagi ulteriori a quelli che causa la neve di per sé? Beh, chiaramente anche come i messaggi dati, ho visto anche sulle pagine Facebook dei vari comuni, di spostarsi esclusivamente per motivi di necessità. E poi avere a disposizione i dispositivi da neve, gomme termiche e catene a bordo nelle zone, diciamo, più di alta collina. Ecco. Poi noi abbiamo un collegamento sempre diretto con la prefettura, con un gruppo WhatsApp,
e quindi diciamo veniamo controllato anche un po' la varia situazione, comunque ecco, spostarsi solo in caso di necessità. Comunque in questo momento possiamo dire che la situazione è tranquilla, insomma, abbastanza sotto controllo. La situazione è tranquilla in tutto il territorio e noi diciamo stiamo monitorando costantemente tutte le zone. Quest'anno i mezzi sono dotati di un dispositivo GPS collegato con un terminale, quindi noi abbiamo diciamo un controllo ulteriore per verificare appunto anche l'uscita di questi dei mezzi a disposizione della provincia. E domani potrebbe replicare, tra l'altro, abbiamo sentito poco fa l'esperto che diceva che tra la nottata e domani mattina a livello locale può darsi che qualche altra precipitazione possa esserci nel pesarese, quindi insomma sapete già, immagino, queste informazioni. Diciamo, l'allerta meteo era proprio questi due giorni, la giornata di, diciamo, di oggi e quella di domani. Ecco, domani è anche San Valentino, quindi diciamo, un San Valentino color bianco. Tutti color passi, bianco, speriamo che porti fortuna. I passi valici, tutti questi con Tessa, è tutto aperto comunque in questo momento, sì. Sì, chiaramente quelle sono tutte strade adesso statali, però anche qui nel gruppo WhatsApp c'è anche l'ANAS e quindi per il momento la situazione è tutta sotto controllo. Non c'è nessuna strada chiusa. Bene, grazie allora Mario Primavera, che è il dirigente della viabilità della provincia di Pesaro Urbino, grazie per questo suo intervento. Allora, torniamo per favore su quelle immagini che vedevo, penso che siano in diretta queste immagini qua, o sbaglio, Riccardo? Queste sono immagini che arrivano in diretta da Fano? Dal Codma di Fano? Ah, ok, perfetto. Riusciamo a... Credo che sia Giacomo Vitali, mi pare, l'operatore di questa camera. No, è Filippo. Ah, c'è Simona collegata? Sì. Riusciamo a vederla e sentirla anche? Sentiamo anche il rumore, sentiamolo questo rumore della neve, sentiamo... Diretta? Rumore della neve, insomma, dei sì. Passi sulla neve. Eccola qua. Buongiorno Simona. Buongiorno, abbiamo fatto un attimo tappa al Codma perché la protezione civile ovviamente è in allerta e vedete alle nostre spalle anche uno spazzaneve, però ha una funzione particolare. Sì, questo spazzaneve è del comune, è qui fermo al Codma, serve per mantenere pulita tutta l'area del Codma perché in caso di blocco dell'autostrada tutti i camion vengono dirottati presso il Codma e quindi bisogna tenere pulito il piazzale e serve per le emergenze. Qualora qualcuno dovesse aver bisogno di uscire di casa per un'emergenza, soprattutto non so, ambulanze e del resto, questo mezzo senza distogliere altri mezzi, perché negli anni passati se serviva di aprire un'uscita da una casa di blocchi doveva spostarsi, che so, da Centinarola una ruspa e si vedevano viaggiare in pratica con le pale alte e non è bello vedersi. Questo mezzo serve per le emergenze, per tenere pulita tutta quest'area in caso di emergenza. E vedete, ecco, già anche se possiamo fare una panoramica anche qua in tutta quest'area, sta cominciando a scendere veramente tanta neve. Sicuramente va al tamponi questa persona, perché c'è anche il drive-in dei tamponi. Quindi continua anche il drive-in nonostante la neve, quindi quello non stop. E comunque dicevamo, Saverio, voi siete pronti anche ad attivare il COC eventualmente o quello è già attivo? Questo dipende dal Comune di Fano, dal Sindaco. Il COC non ci siamo ancora sentiti, ancora sono, la neve è poca, dipende cosa farà durante la giornata. Comunque i ragazzi volontari sono stati tutti allertati, sono presso la sede, la cucina pure, in modo che se c'è bisogno di qualcosa, sia in autostrada di caldo, o anche le persone che arrivano qui siamo già pronti, speriamo che non serva nulla, però secondo il piano siamo pronti. Marco, hai domande per il Presidente della Protezione Civile o ci spostiamo? Per ora no, grazie naturalmente, buon lavoro anche a loro, alla Protezione Civile. E grazie, buon lavoro. Andiamo avanti con la nostra scaletta, il nostro programma, quindi vai pure Simona verso l'entroterra per vedere appunto com'è la situazione. Intanto vi avevo annunciato, prima ci siamo collegati con Francesco Cangiotti a 1300 metri di altitudine all'interno del Gatto delle Nevi, quindi da Bolognola Ski. Adesso invece andiamo su un'altra montagna, quella del Catria, dove c'è Michele Oradei. Buongiorno Michele, che
Buongiorno Marco, buongiorno ecco, a te, che è il responsabile, spettatori. Ecco, buongiorno a te. Vedo anche la maglietta Monte Catria, ecco, bella questa felpa che richiama un po'. Sì, perché io sono in ufficio e ho tolto la giacca a vento perché anche noi stiamo preparando la stazione e ci stiamo preparando per questa nuova nevicata che è l'ennesima di questa stagione, quindi da quest'anno, questo punto Michele, di vista qui non possiamo certo lamentarci. Quest'anno, Michele, purtroppo è andata un po' così, quest'anno la neve ce n'era tanta, ce n'è stata tantissima in questa prima fase, dove però siete stati costretti a rimanere chiusi per il DPCM, adesso riaprite lunedì anche voi, com'è lo stato d'animo di questa, in questo momento? Ci sarà neve, quindi ci sarà la possibilità di dare a chi verrà sul Catria la possibilità di sciare, immagino, di stare un po' qualche ora in spensieratezza. Beh, Marco, lo stato d'animo è un po' quello di tutti, come ben sai. Poi quest'anno per noi è stata una vera e propria beffa, perché avremmo sciato, ad oggi li abbiamo contati, 55 giorni di sci abbiamo perso. Quindi sarebbe stato un anno record che purtroppo però non abbiamo potuto capitalizzare. Detto questo, però, noi non ci piangiamo sopra, anche se il danno, come puoi capire, è stato enorme. Non solo per noi, ma per tutto l'indotto che, come tu ben conosci, sei stato tante volte qui da noi a fare dei servizi, per l'indotto di 5 comuni che girano intorno alla realtà del Monte Catria. Quindi vuol dire ristoranti, vuol dire attività commerciali, vuol dire tutta una serie di entrate che purtroppo quest'anno sono venute a meno. I bar, i bed and breakfast, perché da noi la gente, come tu ben sai, viene anche per i fine settimana, non è solo un turismo del mordi e fuggi ormai il Monte Catria. E quindi tutto questo purtroppo si è volatilizzato. Detto questo, però, non ci perdiamo certamente d'animo, perché come tu ben sai, noi ormai è 10 anni che stiamo investendo oltre a quelli che sono stati gli investimenti del pubblico, ma abbiamo investito anche noi come tanti soldi come privato, quindi andiamo avanti con una grande forza e fiduciosi di poter recuperare in qualche modo ancora nel mese di febbraio e anche a marzo, perché non va dimenticato che quest'anno è stata un'annata precoce, diciamo, come precipitazioni, ma normalmente sugli Appennini le precipitazioni più importanti si hanno da febbraio-marzo per arrivare fino a Pasqua. Noi tanti anni abbiamo fatto la chiusura con il giorno di Pasqua, quando è stato i primi di aprile, e quest'anno si potrebbe ripetere, visto che Pasqua è il 4 di aprile. Quindi siamo fiduciosi, insomma, di recuperare. In questo momento, Michele, tu sei in che zona? Non sei su in montagna, sulla cima, sei un po' più in basso? No, siamo in fondo in ufficio, siamo già saliti per aprire la strada e io adesso mi sono fermato a valle perché il collegamento su a monte rischiavo di perderlo, e appena chiudo con te risalgo subito perché ci stiamo organizzando per uscire a vedere con il gatto delle nevi se la neve sarà sufficiente per poter aprire le piste, perché i giorni scorsi, con l'innalzamento delle temperature, come avete visto voi anche giù nella costa che si stava quasi in maniche corte, e le forti piogge e vento hanno, diciamo, fatto sì che il manto si sia abbassato di molto. Quindi con questa nevicata adesso usciamo e vediamo se siamo in grado di riaprire tutte le piste oppure no. Va detto anche che noi abbiamo approfittato in questo periodo di chiusura, quanto è stato verso la fine di dicembre, che le prospettive non erano delle migliori, abbiamo approfittato anche per finire dei lavori alla cabinovia e fare i collaudi alla nuova seggiovia. Come tu ben sai, abbiamo finito un gran progetto che è partito già da 7-8 anni, e che era quello di mettere in sicurezza le piste e di aprire una nuova seggiovia che permette di utilizzarle, queste piste. Stiamo finendo di fare i collaudi sia della cabinovia che della seggiovia e contiamo di finirli entro una settimana, 10 giorni. Bene, allora grazie Michele Oradei per questo collegamento, auguri, buon bocca al lupo per tutto, buon lavoro ovviamente anche per quello che potrete fare da qui a domani, comunque ancora un po' di neve probabilmente arriverà. Allora grazie, se poi ci vuoi mandare qualche fotografia, qualche video più tardi, noi lo faremo vedere ai nostri telespettatori anche per far vedere com'è la situazione sul Monte Catria. Va bene, Catria. Grazie a te, volentieri. Va bene, grazie Michele Oradei, buona giornata. Allora torniamo adesso sul nostro touchscreen per
farvi vedere sono arrivate altre, anzi colgo l'occasione per ringraziare, noi abbiamo già sulla nostra chat di WhatsApp e al numero più di 100 messaggi con tutte fotografie, video e quant'altro. Chiaramente non riusciremo a farle vedere tutte, adesso non so nemmeno se riusciremo a farne vedere qualcuno, ma se potete postarle su Reporter di Strada sarebbe meglio, perché evitiamo così il trasbordo da WhatsApp alla nostra piattaforma. Quindi andiamo a vedere adesso, mi dicono dalla regia che abbiamo le immagini da Monbaroccio, intanto qui è Villa Grande, salutiamo e ringraziamo Sonia Baio. Ecco, queste sono le immagini da Monbaroccio, anche qui guardate quanta neve è caduta in queste ore. Ricordo che la perturbazione nella nostra provincia di Pesaro Urbino continuerà quindi a nevicare probabilmente fin verso mezzogiorno, soltanto nel pomeriggio ci sarà una tregua della neve, una tregua che però sarà soltanto momentanea. Perché? Perché già nella notte, la prossima notte e le prossime ore del giorno probabilmente tornerà la neve ancora una volta sulla provincia di Pesaro Urbino, anche se sarà localizzata e quindi può darsi che colpisca per esempio una zona piuttosto che l'altra, quindi più probabile il Fanese, così ci ha detto Francesco Cangiotti, quindi sarà probabile un'ulteriore nevicata sul Fanese, quindi dalla notte, la prossima nottata fino alle prime ore della mattinata. Poi man mano il tempo andrà migliorando domani e quindi lunedì poi tornerà il sole. Allora andiamo adesso a vedere invece, nel frattempo continuiamo a vedere Riccardo l'immagine in diretta per favore sull'altro riquadro, facciamo vedere l'immagine in diretta da Fano, ecco, per farvi capire e vedere un attimo com'è la situazione in questo momento, sempre in diretta, ecco, se poi scriviamo anche diretta così la gente lo memorizza meglio. Andiamo invece sul nostro touchscreen adesso, a Villa Grande, dicevamo, di Monbaroccio. Ecco qua, Sonia Baio ci ha inviato questo video che appunto, vedete, Monbaroccio è quello in fondo, l'avete appena visto, il paese che abbiamo fatto vedere poco fa dalle fotografie, qui invece siamo a Villa Grande, un po' più in basso, ecco, Monbaroccio è quello laggiù in fondo, guardate che bello, un borgo straordinario, sembra un presepe, ecco, e sotto, andando, scorrendo la nostra timeline con... ecco, la nostra timeline, qui abbiamo alle 6.25 di questa mattina Giorgio Falcioni che ci ha postato questo scatto fotografico dove si vede il vento fortissimo da nord, neve sferzante, siamo al porto tra gli alberi di un veliero, che è un'immagine, come dire, molto bella. Alessandro Alessandrini invece da Terre Roveresche, municipio di Piagge, anche qui soltanto, basta guardare soltanto questa foto, dove c'è ancora tanta neve, potremmo dire, immacolata, e da qui si capisce quanti centimetri sono presenti al suolo. Fermignano, andiamo a Fermignano, Stefano Cini, ecco qua, guardate anche le strade di Fermignano, che certo sono tutte percorribili, come ci ha detto Mario Primavera, dirigente della viabilità della provincia, poco fa al telefono, tutti i passi sono aperti, tutto è perlomeno transitabile, chiaramente bisogna fare attenzione e cercare di essere prudenti. Qui siamo invece alle 8.20, anche qui da Lucrezia continua a nevicare, qui siamo vicino al centro del paese, alla piazza Giovanni Paolo II, ancora Lucrezia con giardini e quant'altro. Superstrada, eccola qua, Andrea Polverari. Andrea Polverari ci ha inviato questo scatto interessante, importante, della superstrada, così ci fa capire un attimo com'è la situazione. Quindi se qualcuno, obtorto collo, deve prendere chiaramente la superstrada, sappia che troverà questa cosa qui. Superstrada Fossombrone, direzione Urbino, situazione scandalosa, dice, ancora non è passato lo spazzaneve, alla faccia dell'allerta meteo. E a proposito di viabilità, a proposito di trasporti, a proposito per chi volesse decidere di lasciare giustamente la macchina in garage e di usare i mezzi pubblici, adesso sentiamo qual è la situazione con il direttore generale di Adriabus, Benedetti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, qual è la situazione in questo momento in provincia di Pesaro Urbino nella rete che è gestita da Adriabus? Sì, partiamo dall'area del Fanese.
Non riusciamo a raggiungere il centro di Carignano in alto, quindi le linee si attestano giù in basso a Santa Maria dell'Arzilla, poi non riusciamo a raggiungere a Caminate, quindi la linea si attesta a Tombaccia in basso. E stamattina per raggiungere Mombaroccia è stato particolarmente problematico, ma abbiamo dovuto percorrere strade alternative, quindi dall'Adriatica siamo saliti su. Sul versante pesarese non si transita all'interno del centro di Candelara, non si raggiunge il centro di Cartoceto, quindi rimaniamo nella parte bassa della vallata. È una delle nostre linee più portanti, dove praticamente ci sono dei collegamenti ogni mezz'ora sul grande anello Fano Pesaro Urbino Fossombrone Fano, cioè in continuazione sia in un senso che nell'altro. Abbiamo istituito stamattina dei cambi a Bio Borzaga e a Trasanni, perché nella parte bassa non c'era neve a sufficienza per poter viaggiare con dei mezzi catenati, e quindi la gente trasbordava verso un mezzo che li aspetta con le catene per arrivare a Urbino e scendere dall'altra parte con un altro trasbordo in zona Trasanni. Questo è uno dei modi che abbiamo sempre sicuramente più collaudato per garantire servizi, ma considerando che i mezzi transitano sia su strade senza neve che su quelle nevate, non possiamo camminare sempre con le catene, faremo dei danni sia ai mezzi sia all'asfalto. È lo stesso motivo per cui non si raggiunge Carignano o le parti in alto che sono particolarmente nevate, perché sennò dovremmo montare e smontare continuamente le certo. catene. Quindi. Ma in questi casi, Benedetti, mi scusi, per andare a Carignano, Camminate, Mombaroccio, eccetera, eccetera, vi fermate a un certo punto e da lì in poi si utilizzano altri mezzi, mi pare di aver capito no, bene, no, oppure vi fermate lì? Si ferma. Si ferma. Quindi chi deve andare? Ok, quindi sappiate, ecco, che queste località si raggiungono con molta difficoltà. Anche Candelara, sì, mi diceva, è il centro del paese di Cartoceto. Quindi lo stesso, sono tutti paesi che stanno su Cucuzzolo, insomma. Ecco. Per il resto, anche Mombaroccio in questo. Anche Mombaroccio, certamente anche Mombaroccio, che è un po' problematico. Urbino, invece, per raggiungere Urbino, se me lo ricorda meglio. Per raggiungere Urbino c'è quel famoso, da qui, dalla vallata, c'è quel famoso trasbordo. Quel trasbordo, rendezvous, diciamo, del mezzo senza catene più mezzo con catene. Quindi per chi deve andare a Urbino... Naturalmente. Sì. Naturalmente se la neve continua a scendere e poi tutte le strade saranno innevate, a questo punto magari cammineremo sempre con i mezzi catenati, non ci sarà più bisogno, certo. Ma fino a quando ci sono delle zone, diciamo così, senza neve e con neve, dobbiamo purtroppo fare questo tipo di cambio. Chiaramente, dovendo rallentare un po' l'andatura dei mezzi, ci saranno dei ritardi, quindi immagino che gli orari non siano poi molto rispettati, ma sì, questo sta nelle cose. Ci stanno le cose, però in considerazione del fatto che oggi, ad esempio, ad Urbino le scuole sono rimaste chiuse, quindi il personale, che di solito, come è stato deciso ieri sera, appunto, che le scuole sarebbero rimaste chiuse, il personale che era utilizzato in quei servizi è stato utilizzato per rinforzare qualche collegamento, proprio per eventualmente rimettere in orario diciamo così, tutti i servizi, in considerazione del fatto che proprio a Fano ha iniziato a nevicare poco fa, possiamo dire, quindi magari chi sta a Fano non percepisce la situazione, invece che sono distanti, che poi creano anche dei ritardi a Fano. Quindi abbiamo messo in piedi più servizi, più mezzi che girano proprio per cercare di superare e sopperire ai ritardi. Ecco, Presidente, ma le corse... Naturalmente si hanno. Sì, le corse studenti sono state confermate, quindi sono regolarmente partite? Sì. Tutte tranne quelle di Urbino,
perché le scuole sono chiuse. Urbino, perché comunque le scuole erano chiuse. Ma io ricordo quando si andava a scuola, poi succedeva che si partiva da casa, che era la situazione normale, poi durante la giornata, mentre eri a scuola, iniziava a nevicare, la situazione andava peggiorando e quindi si usciva magari qualche ora prima per evitare di rimanere bloccati. È ancora così? Oppure quindi ci sono studenti oppure no? Adesso sono più avanti. No, diciamo che noi siamo pronti per garantire i collegamenti agli orari canonici. Bene. Oggi, sabato, le scuole, ci sono alcune scuole che non fanno scuola il sabato, quindi il servizio è leggermente più ridotto. Quindi abbiamo, sì, poi c'è la didattica a distanza. Ancora minore criticità. Sì. Va bene. Intanto, allora, grazie a Massimo Benedetti, presidente di Adriabus, grazie per questo intervento. Ci ha fatto una panoramica che poi noi ripeteremo nel corso della mattinata, anche dalle segnalazioni che lei ci ha dato. Se poi ne deve aggiungere altre, chiami pure la redazione, noi aggiorneremo senza problemi, insomma, i nostri telespettatori. Buon lavoro a lei. Grazie e buon lavoro anche a voi. E a tutti gli autisti che in questo momento sono sulla strada, che non è... immaginate voi guidare questi mezzi così importanti. Prego. E il ringraziamento di tutti, no? Assolutamente, senza loro sarebbe veramente difficile. Ci mettono, quando mettono oltre l'impegno anche la passione, e quello fa la differenza. Beh, appunto, dicevo, appunto, insomma, guidare un mezzo già di per sé importante, perché io dico sempre un tronco, guidare questo mezzo così e poi in condizioni come quelle che si presentano in queste ore, insomma, davvero bisogna essere bravi. E quindi grazie agli autisti. Sono veri professionisti. E qui va tutto il nostro ringraziamento. Allora, dicevamo, grazie. E andiamo adesso un attimo, ritorniamo un attimo sul nostro reporter di strada. Questo è San Costanzo. Luca Nataloni si trova lì e quindi giustamente ha voluto rendere partecipe la comunità di Fano TV, dei reporter di strada, con questo scatto fotografico che ci fa capire bene un attimo com'è la situazione lì anche a San Costanzo. Poi via Brigata Messina, siamo a Centinarola di Fano, quando piove o nevica, insomma, questa è la situazione. Ci sono anche delle pozzanghere enormi qui, al di là della neve, che complica, dice Emanuele Paoloni, complica un po' le cose. Siamo a Piagge, Giacomo Pucci invece ci ha inviato questa fotografia. Anche qui guardate come, addirittura questa è una mimosa, è una mimosa che è già fiorita, speriamo che non subisca danni, che non si bruci, però ecco, è una mimosa che di giallo ormai non ha più niente perché è completamente ricoperta dalla neve. Qui siamo a Piagge. Poi sotto Riccardo De Benedictis, qui ancora Lucrezia di Cartoceto, e Luciana Tombini che ci ha mandato queste immagini, però non so da dove ce le ha mandate. Ecco, non so dove ce l'ha mandate, però questo anche qui vedete come l'entroterra è comunque tutto imbiancato. C'è un video invece, mi dicono dalla regia, che arriva da Monte Labbate, qui siamo nel Pesarese. Ecco, queste sono le strade per chi si deve mettere in viaggio, per chi si deve muovere da quelle parti, da Monte Labbate. Quindi vedete, quindi come dicevamo, da Pesaro, Piazza del Popolo, da dove ci siamo collegati con Angelica circa un'oretta fa, dove non nevicava affatto. Adesso invece, entrando verso l'entroterra, sì, c'è la neve, però rispetto alla vallata, diciamo, del Fanese, la vallata del Metauro, chiaramente qui c'è forse un po' meno neve. Le strade perlomeno sono molto più pulite e non, forse è già passato anche uno spazzaneve, vedete alcune automobili lasciate lì, messe da una parte. Ecco, siamo sulla Monte Labbatese, questo è il filmato che ci ha mandato il nostro operatore Stefano Bagnesi. Qui invece siamo a Montebello, Serenella Pascucci ci ha mandato questa fotografia, questa immagine da Montebello. Anche qui siamo, se non ricordo male, all'interno
della provincia, però dalla parte del Fanese. Questo è Cucurano, Mattia di Sante, qui si è più invece verso la città di Fano. Vedete, è tutto bianco, però ancora, diciamo, si cammina, si viaggia regolarmente. Villa Grande alle 8.40 invece aveva 10 centimetri di neve, a 10 centimetri di neve abbondante. Ancora dal nostro reporter di strada, Chiara Ricci ci ha mandato questa fotografia. Scrivete sempre, ragazzi, mi raccomando, anche da dove ci mandate queste foto, perché altrimenti sono un po' anonime. Intanto salutiamo anche le persone che ci hanno mandato queste fotografie. Guardate Mondolfo invece, Tommaso Bittoni 19 minuti fa ci ha mandato questa foto dove apparentemente sembra che in quest'area, insomma, di neve se ne sia vista molto poca, addirittura a terra c'è molta acqua, quindi Mondolfo, potremmo dire che almeno in quest'area qui, infatti anche il verde dei campi ancora si vede molto bene, quindi ce n'è, quella è una zona, una fascia dove evidentemente non è caduta abbastanza rispetto invece a Monbaroccio. Guardate come ha fatto Alessandro Oliva, guardate qui, rispetto a Mondolfo, che in linea d'aria è qualche chilometro, vedete la situazione è completamente diversa, vedete come cambia da pochi chilometri, cambia tutto lo scenario. Andiamo a vedere adesso invece questa fotografia ancora che i nostri telespettatori ci stanno inviando. Dove siamo qui? Urbania? Ah, Urbania. Ecco, Urbania, quindi siamo dopo la galleria, dopo il Furlo, siamo quindi nell'entroterra. Urbania, possiamo dire che insomma ha anche Urbania la sua bella dose di neve, anche se non eccessivamente, non è proprio... Non è tantissimo, però ce l'ha anche. Qui siamo a Fossombrone, questa è l'alba di Fossombrone. Già a Fossombrone, guardate quanta neve c'era già nelle prime ore, intorno alle 7 di questa mattina. Questa invece, ancora, a Fano comincia a biancare adesso, questo 22 minuti fa, ma probabilmente l'abbiamo solo autorizzata 22 minuti fa, questo si riferiva ancora alle 8 di stamattina, 8:30, poi a Cagli, ecco, Cagli ci mancava, vediamo un po' la situazione a Cagli, questo è il distributore, le strade di Cagli, dell'entroterra, ecco sì, certamente anche qui c'è neve, però le strade sono tutto sommato ancora percorribili, ancora pulite insomma, comunque che non presentano molti problemi, non problematiche. Salutiamo e ringraziamo anche William Fulvi. Andiamo sotto, Katia Nicolini a Fano, l'abbiamo già vista prima, poi ancora Tiziana Principi, qui siamo ancora a Fossombrone alle 8:50, siamo davanti all'ospedale di Fossombrone, quindi se qualcuno deve andare all'ospedale per fare visite o quant'altro, sappiate che questa è la situazione anche del parcheggio, vedete come il parcheggio, perché poi uno sembra, ma i problemi sono tanti quando c'è la neve, non è soltanto le strade e basta, ma insomma ci sono... Anche un semplice parcheggio può diventare problematico. Allora, dall'ospedale di Fossombrone ci spostiamo invece adesso a Vallefoglia, nel comune di Vallefoglia, dove Angelica Panzieri ha con sé come ospite, intravedo gli occhi, il sindaco Palmiro Uccelli. Ecco, adesso... Ma no, può tenere. Lo può tenere. Può tenere il sindaco, dice Cappuccio, dallo studio. Sì, bene. Sì, ma per carità, ci mancherebbe. È temprata, quindi è temprata anche la neve. Ecco. A te, Angelica. Allora, siamo qui a Morciola di Vallefoglia. Siamo a Morciola di Vallefoglia, dove a differenza del centro di Pesaro, qui ha nevicato tantissimo dalle prime ore di questa mattina. È vero, sindaco? Una bella sorpresa. Sì, ha nevicato parecchio nelle colline, a quel bordolo Montefabbro, Sant'Angelo in Lizzola, nelle colline anche di Tavuglia. In tutta la fase dell'Unione, diciamo la parte alta dell'Unione, e anche in basso ci sono una decina di centimetri di neve, sta nevicando, però è scattato il piano di protezione civile, sia quello comunale sia quello sovracomunale, le strade sono aperte, le scuole sono in funzione, insomma siamo pronti anche per lo spargimento di sale per la notte quando ci saranno le gelate. È stata una bellissima sorpresa che ovviamente fa da contorno, qui a fianco abbiamo il Morciola Sporting, ci sono i campionati italiani di bocce, giochiamo con una squadra di Milano,
alle 10:30 c'è un matrimonio, quindi anche con la neve la gente si sposa e qui continua a nascere le persone nonostante il Covid e nonostante la neve. Quindi siamo abbastanza, diciamo, sul pezzo, come si dice, in H24, perché quando nevica, quando c'è maltempo, la gente pensa a questo, non pensa ad altro. Ovviamente deve pensare alla vicenda del Covid. Abbiamo, come avete già raccontato, anche la necessità di fare qui in loco, diciamo, il vaccino agli ultra ottantenni, tanto più con la neve che è freddo e quindi meno si sportano e meglio è. Sì, le temperature sono rigide, la neve ha regalato alla cittadinanza anche tanta felicità, possiamo dire. Ma soprattutto quando si alzeranno i bambini e quando quelli che sono andati a scuola hanno già visto stamattina questa meravigliosa sorpresa di questo panorama tutto bianco. Noi abbiamo fatto anche molte fotografie, le metteremo anche nel sito turistico che presenteremo a breve, perché insomma la bellezza della neve. Poi c'è un vecchio detto popolare che dice che sotto la neve il pane, sotto la pioggia la fame. Quindi la neve di solito porta ammazza un po' di microbi, porta benessere, porta acqua, perché poi purché non sia troppa, perché se diventa troppa diventa un problema. Mi ricordo il nevone di qualche anno fa, quando c'era un metro di neve, insomma, abbiamo dovuto fare parecchio, però momentaneamente tutto è sotto controllo. Ecco, una situazione ben diversa da quella del 2012, possiamo dire. Beh, certamente molto diversa. La neve è problematica, costa, perché partono tutti i mezzi dell'appalto della neve, i mezzi di protezione civile, gli operai dei comuni. Però ecco, è anche importante, del resto la neve come la pioggia non la tiene in cielo, prima o poi la fa. Bene, bene. Grazie. Sentire Occhielli con le sue massime, insomma, è anche interessante. Quindi grazie per questo collegamento. Io posso salutarvi qui sotto, interessante, no? Vedere anche queste immagini dall'entroterra con i sindaci che comunque, ecco, sono sempre lì pronti a dare manforte, a controllare che tutto nella loro città, nel loro paese vada per il meglio. Continuiamo a vedere le immagini, per favore. Ah beh, hanno staccato, va bene. Vediamo invece Fano ancora, per favore. Guardiamo Fano, la diretta intanto così abbiamo sempre una finestra aperta. Ecco, riusciamo a stringere un pochettino questa immagine, perché già con il... vedo che ancora sta nevicando, però se riusciamo a stringere un po' l'immagine, probabilmente riusciamo anche a capire l'intensità di questa nevicata. Qui l'inquadratura si riferisce, ecco, grazie, stringiamo proprio sulla strada, non tanto sull'albero, quanto sulla strada, benissimo. Ecco, vedete che già riusciamo a capire meglio, stop. Ecco, va bene, vedete, qui siamo in via Campanella, siamo nella zona del Comune di Rosciano, il grano che è appena stato piantato qualche settimana fa e che è appena spuntato, ancora si vede, quindi significa che sì, ce n'è di accumuli, ma neanche poi così tanti. Questa è l'immagine che arriva in diretta da Fano ed è la stessa immagine più o meno che vi proponemmo nel 2012. 2012 l'avete appena sentito dal sindaco di Vallefoglia, Angelica Panziere, è stato l'anno del grande nevone. Niente a che vedere con quello che poi è successo nel 2017, tantomeno quello che sta accadendo in questi minuti. Allora, nel prossimo servizio che vi facciamo vedere, Simona Zonghetti ripercorre un po' quello che è la Marcord del 2012, una sorta di ricordo di quello che fu il grande nevone, appunto, che sconvolse, possiamo dire, a tutti gli effetti l'intera regione e in particolare la provincia di Pesaro Urbino. Sp-
Pazzaneve in azione, danni ingenti e disagi che durarono per giorni. L'ondata di gelo del febbraio 2012 è entrata a far parte della storia meteorologica delle Marche, una delle regioni più colpite d'Italia. A partire dal 1 febbraio i fiocchi iniziarono a scendere prima nell'entroterra e poi lungo la costa, con accumuli fino a 3,5 metri nei rilievi più alti. Le temperature tra il 5 e 6 febbraio scesero a meno 5 gradi centigradi, con punte di meno 10 gradi nelle zone più esposte al gelo. La situazione più critica si verificò in provincia di Pesaro Urbino. Nel comune di Mondavio, Sant'Andrea di Suasa, domenica 5 febbraio ci fu una media di 70 cm di neve al suolo, con accumuli di oltre 2 metri nelle zone più esposte ai venti di grecale. Dopo una tregua di 72 ore, la neve riprese a scendere la notte del 10 febbraio. Due giorni dopo si misurò un'altezza media del manto nevoso di 130 cm, con cumuli di 2,5 metri. A Monte Copiolo, nel Monte Feltro, nevicò incessantemente per ben 18 giorni. Qui il manto nevoso raggiunse un'altezza di 3,5 metri, con picchi alti fino a 6 metri. Nella città ducale caddero 326 cm di neve nel corso delle due settimane interessate dal maltempo. Ogni record battuto, tant'è che sarà quello l'evento straordinario che farà sicuramente da metro per le prossime nevicate in città. A memoria d'uomo, infatti, non si ricordava una nevicata tanto copiosa. Le stazioni di servizio non avevano più carburante, nei supermercati mancavano i generi alimentari, i disagi furono molti per la mancanza di energia elettrica e molte case rimasero con i riscaldamenti spenti per colpa del soffocamento dei camini. Nelle Marche alcune stalle di edifici crollarono sotto il peso della neve, intere frazioni rimasero isolate, centinaia di alberi caddero a terra. Molti sindaci firmarono ordinanze per la chiusura delle scuole e diverse strade rimasero bloccate a lungo anche a Fano e Pesaro, specialmente in periferia. Ci fu un super lavoro di enti pubblici, forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari. L'evento eccezionale venne soprannominato da qualcuno l'inferno bianco e ci vollero due settimane per tornare alla normalità. Intanto la natura si cristallizzava in mille forme. Fano TV con dirette e collegamenti seguì passo passo l'evolversi della situazione, così come successe nel marzo 2017, quando la regione fu interessata da un'altra ondata di maltempo, con pioggia, neve, vento forte e mareggiate. Urbino come Cortina, avevamo intitolato uno dei tanti video che arrivavano alla nostra redazione. Urbino come Cortina! Migliaia, infatti, furono le immagini inviate dai nostri reporter di strada, giovani e meno giovani che, nonostante i disagi, colsero l'occasione per divertirsi e godersi il calore della famiglia. Questo era il 2012, il servizio, il grande freddo, la grande nevicata, l'inferno bianco, qualcuno l'ha definito. Allora, la situazione è chiaramente diversa rispetto a quella che stiamo vivendo, non sarà la stessa cosa, e meno male che non sarà la stessa cosa, anche se, ripeto, avremo il bis nel corso della nottata e nella giornata di domani, però quell'anno, 2012, ci fu davvero una serie di cose, con cause, con queste precipitazioni che non volevano lasciare la nostra regione, continuavano a scendere copiose, in continuazione, senza sosta. Adesso andiamo a collegarci invece con... Abbiamo appena perso il collegamento. Allora, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, Riccardo, se sei pronto. Allora, andiamo in pubblicità, restate con noi su Fano TV, continuate a mandare i vostri messaggi, a pubblicare sul nostro gruppo Reporter di Strada le vostre fotografie, fateci vedere in questo momento com'è la situazione, dove voi vi trovate, da dove voi ci ascoltate, anche fuori dalla provincia di Pesaro Urbino, anche fuori dal nostro ambito, dal nostro bacino d'utenza. Ci rivediamo tra un istante, a tra poco. Allora, siamo di nuovo in diretta, stavamo intanto ragionando con i nostri inviati che stanno avendo dei problemi, diciamo la verità. Intanto tenete il doppio, il picture in picture, Riccardo, facciamo sempre vedere la neve e non me che sono in studio, ma vediamo anche l'esterno, un'esterna qualsiasi, anche l'esterna del Codma di Rosciano, mentre io... Ecco, se abbiamo il collegamento dovremmo avere Simona Zonghetti che poco fa al telefono mi chiedeva che cosa poteva fare, perché? Perché ho chiesto di andare verso l'entroterra, ma a un certo punto con i nostri mezzi a Lucrezia ci siamo dovuti fermare
Per quale ragione? Perché le strade cominciano a essere un po' impraticabili. È successo anche, andiamo a vedere, è successo anche che sulla Flaminia, per esempio, ecco, andiamo da Simona, così poi ci racconta lei meglio quello che è successo. Simo. Sì, purtroppo ci eravamo dovuti fermare perché era diventata impraticabile ed era quindi pericoloso anche per noi. È passato lo spazzaneve pochi minuti fa e quindi adesso vi possiamo far vedere la situazione. Cominciano a scorrere nuovamente in modo tranquillo le automobili. Però, se sei d'accordo Marco, non mi addentrerei ancora più verso l'interno per il momento. Magari ci spostiamo davanti a un supermercato, vediamo qual è la situazione. Sì. Anche se in giro non c'è nessuno. E questo è un bene. È un bene perché comunque con le strade in queste condizioni andare in strada non è intelligente. Cioè, di macchine ce ne sono, sì. Però insomma gente anche di fuori che va al supermercato non ne vediamo. Allora, tu in quindi questo forse momento credo più la gente che si sposti per motivi di lavoro, me lo auguro. Ecco, tu in questo momento sei sulla Flaminia, giusto? Esatto, esatto. A Lucrezia, siamo all'altezza di via Vespucci. Ho capito. E questa è la magari situazione. Ci ricolleghiamo tra un po', cerchiamo qualche residente. Ma fammi capire, lo spazzaneve lì è già passato? In questo momento sarebbe già passato, così la strada sarebbe già pulita? In teoria sì, ci siamo fermati proprio perché non riuscivamo ad andare avanti, il tempo di parcheggiare, volevamo collegarci ed è passato lo spazzaneve. Abbiamo fatto le immagini, però insomma per il momento aspettiamo un attimo perché sta nevicando e non vorremmo rischiare anche noi, ecco. Va bene, allora rimaniamo così, che tu adesso da lì ti sposti nella vicina, magari in un supermercato lì vicino per avere un po' un'idea, sentire anche qualche vox, qualche persona che perfetto. È andata e uscita per fare le compere. Quindi roba di qualche minuto, ci ricolleghiamo e così sentiamo un po' anche le persone, sentiamo un po' il parere dei cittadini, dei residenti di Lucrezia. Certo. Va bene? Allora intanto grazie, ci vediamo tra poco. Andiamo adesso invece, se facciamo vedere queste immagini, Riccardo, che vedo qua io nel monitor di servizio, possiamo farle vedere un attimo queste immagini qua. Ecco, qui siamo sulla Flaminia lo stesso, però all'altezza di Carrara, mi pare, perché questa è la sì, praticamente siamo un poco prima del rettilineo, dove a destra si va verso, Monbaroccio, esatto, si va verso l'interno, e questa è la strada che invece porta, ecco, porta verso, questo è il rettilineo che porta verso Ponte Murello, va bene? Allora sentiamo adesso invece, prima abbiamo sentito il dirigente della viabilità della provincia di Pesaro Urbino, adesso invece allarghiamo un pochettino il nostro raggio d'azione e ci colleghiamo con l'assessore alla protezione civile Stefano Guzzi, ce l'abbiamo al telefono, sì. Allora buongiorno assessore. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli spettatori. Allora, le Marche questa mattina si sono svegliate, come già era stato abbondantemente annunciato, con sotto una coltre bianca di neve, i centimetri salgono man mano che si va verso l'entroterra. Qual è la situazione? Allora, era un evento ampiamente previsto perfino nei suoi particolari. Io proprio ieri sera con il responsabile della protezione civile regionale aveva un po' fatto il punto previsionale e detto onestamente è stato proprio calibrato perfettamente, perché anche per quel che riguarda lo spessore, diciamo così, del manto nevoso rispecchia un po' quelle che sono le previsioni, con i 20-25 centimetri in montagna, i 5 o i 10 massimo in collina e la spruzzata che comincia a essere comunque abbastanza consistente anche lungo le coste. La situazione qual è? Attualmente le strade principali, che sono ovviamente il primo dei problemi, a cominciare dall'autostrada, è completamente libera. Libera nel senso ovviamente con qualche disagio, soprattutto sulle strade che si spingono verso l'interno, le strade provinciali che attraversano diciamo, la zona appenninica. Qualche problema lì c'è, seppur da stanotte comunque i mezzi sono tutti attivati. Ieri c'è stato proprio una predisposizione di questo con tutte le prefetture in tutta la regione. Attualmente non ci sono situazioni diciamo di particolare disagio. Di disagio sì, ma non di particolare disagio.
non strade bloccate di quelle perlomeno importanti, e in tutti i comuni della regione sono in attività ovviamente i mezzi spazzaneve, che siano quelli comunali, che siano quelli provinciali e anche ANAS nelle strade principali come l'autostrada. Ripeto, stamattina il centro operativo della Protezione Civile regionale non ha avuto richieste particolari, questo proprio a confermare che non ci sono situazioni di particolare disagio o di pericolo, se non alcune chiamate stamattina dalla città di Ancona. Lì sappiamo benissimo che ci sono strade particolarmente impervie anche dentro la città, quindi c'erano alcuni momenti di sofferenza. I COC sono attivati solo in alcuni comuni dell'Alto Fermano, dell'Alto Maceratese, quindi non sono stati neanche al momento allertati i COC comunali in gran parte dei comuni, né credo che ve ne sarà l'esigenza, perché dalle previsioni questo evento, così che è tuttora in corso, dovrebbe mano a mano perdere di intensità durante la giornata, se non addirittura proprio fermarsi durante questa giornata. Quindi ecco, questa è un po' la situazione generale, una situazione, ripeto, che era stata prevista, che è abbastanza sotto controllo. Indubbiamente qualche disagio si riscontra nei territori, anche perché comunque sia, quando c'è una grossa nevicata, ogni luogo e ogni territorio viene ugualmente investito ed è difficile essere esattamente e puntualmente con i mezzi in ogni strada ed in ogni frazione. Poi, assessore, ci sarà il problema del ghiaccio, ma questo nelle prossime ore, quando le temperature... Mi hai proprio anticipato, perché dalle previsioni potrebbe avvenire, adesso vedremo se sarà così, che già da stanotte, ma soprattutto da domani notte, dovrebbe esserci tempo sereno. Ecco, ovviamente con la neve e le temperature basse e il sereno di notte, i fenomeni di ghiaccio saranno indubbiamente notevoli. Quindi ecco anche un invito proprio alla prudenza nel muoversi sulle strade, anche a nevicata finita. Bene, grazie allora a Stefano Guzzi, assessore della Protezione Civile della Regione Marche. Buon lavoro. Allora, andiamo, quelle immagini erano in diretta da Lucrezia? Abbiamo le immagini in diretta, allora teniamole per favore queste immagini in diretta. Sì, come vedete questa è la situazione davanti a un supermercato del paese, la gente comunque si muove a piedi senza grosse difficoltà, chiaramente i disagi sono quelli ecco, vedete la macchina che passa vicino al pedone, i disagi sono quelli che si può sporcare, bisogna uscire in qualche modo comunque protetti, se è possibile anche con gli scarponi da sci, perché non siamo in alta montagna, ma comunque in questi casi fanno sempre comodo. Vedete, comunque la gente si muove tranquillamente a piedi senza particolari disagi. Sta ancora continuando a nevicare. Queste sono immagini che giungono da voi in diretta grazie alla nostra troupe, una delle nostre troupe che è nella Vallata del Metauro, in questo caso Simona Zonghetti con Filippo Pucci. Mentre dal nostro touchscreen, intanto ringrazio tutti quelli che stanno continuando a mandare al 338-4968-250 su WhatsApp le immagini. Abbiamo raggiunto, siamo più di 200 messaggi nel giro di poco tempo, e tutti quelli che stanno continuando a pubblicare su Reporter di Strada. Andiamo adesso invece da Lucrezia, da dove abbiamo queste immagini, ci spostiamo a Valle Foglia, nel comune di Valle Foglia, siamo dunque nel Pesarese, perché Angelica adesso è al calduccio, dopo aver intervistato Palmiro Occhielli, si è rifugiata non in un rifugio di montagna, bensì in un bar di paese. Sì, esatto, siamo qui al Caffè della Fortuna, questo bar di Morciola di Valle Foglia. Qui abbiamo dei signori che stanno facendo colazione, si sono venuti a rifugiare al caldo, diciamo. Una bella sorpresa stamattina con la neve. Una bella sorpresa, è dal 2012 che non nevicava, vediamo un bel paesaggio. Ma lei dove abita? A 300 metri da qua. Quindi stamattina ha tirato sulle serrande e si è trovata questa sorpresa. Esatto. Ecco, che sorpresa è stata per lei trovare la neve questa mattina? Adesso che nevicava, perciò una sorpresa, sì, dai, per quanto sia relativa.
Questo signore qua dietro dice ce ne vuole un metro. Magari un metro, l'importante è che non fa casino, che fa disastri. Ecco, le strade però sono pulite, ce l'ha detto anche il sindaco Ucchielli prima, insomma, particolari disagi non ce ne sono stati. Puliranno le strade, speriamo. Ecco, lo avete sentito, siamo qui in diretta da questo bar dove ci sono appunto questi clienti che stanno facendo colazione. Intanto alle nostre spalle sta continuando a nevicare, a cadere qualche piccolo fiocco di neve, per ora però la situazione resta sotto controllo, le strade sono pulite, non ci sono stati particolari disagi anche alla circolazione. Allora, Angelica, rimani ferma lì, immobile lì, immobile così come ti trovi, perché adesso chiedo al regista di farci vedere invece, di collegarci con Simona Zonghetti, quindi teniamo te e Simona Zonghetti nel nostro trittico, se è possibile, così vediamo un attimo la situazione adesso davanti alla... Non so se Simona è già ancora collegata, vedo che ancora stanno girando. Non c'è più? No, si è bloccato. Allora andiamo per favore, andiamo adesso invece sul nostro touchscreen. Graziella Frattesi, una dei nostri reporter, una dei nostri reporter che ci ha inviato questa immagine da Sant'Ippolito. Sant'Ippolito, chiaramente siamo nell'entroterra, vedete come anche i bambini si danno da fare, questi bambini che finalmente cominciano a fare qualche cosa dopo essere stati per tanto lungo, troppo tempo forse in casa senza fare grandi cose, insomma. Ecco, spala la neve addirittura questo bambino e sta aiutando i genitori a sistemare il giardino di casa. Poi abbiamo da Villanova Laura Tombari invece che ci ha mandato questa, questa immagine. Anche a Villanova, vedete, nell'entroterra, nella Valle del Metauro c'è neve. Aggiornamento da Saltara, Cristian Unico, ci ha mandato queste. Ecco, guardate Saltara anche qui, quanta neve è caduta, siamo sui 3, 4, 5 centimetri, forse probabilmente sì. Le strade, come sono le strade? Guardate le strade, ecco, in discesa bisogna stare attenti, anche con la macchina, se soprattutto non avete le catene da neve. Poi, come diceva il direttore di Adrebus in collegamento poco fa, ci sono zone in cui le catene potrebbero servire e delle zone invece dove magari non servono, quindi si rischia di rovinare poi anche le gomme. Loretello invece, sempre Laura Tiberi, questa è un'altra fotografia, un altro scatto, Fossombrone invece Franca Morico adesso con questi ulivi completamente imbiancati, Cucurano di Fano, questa credo che sia un'immagine, abbiamo messo due immagini, esatto, vedete la differenza tra il 13 febbraio 2021 e l'11 febbraio 2012, guardate com'era nel 2012 l'11 febbraio Cucurano più o meno a quest'ora. Guardate che roba, era tutto un altro scenario, tutta un'altra cosa, chiaramente come abbiamo già detto più volte, questa invece è la fotografia di oggi, ancora siamo molto lontani dal raggiungere quei livelli. Ponte degli Alberi di Montefelcino, Antonio Di Lorenzo ci ha inviato questa fotografia che potremmo, volendo anche girare con il mouse, ma adesso non abbiamo tempo. Antonio Di Lorenzo, grazie mille. Poi Laura Tiberi ancora da Monastero di Fontavellana, guardate che spettacolo anche lassù. Mi aspettavo un po' più neve a Fontavellana, in realtà, però insomma, tenendo conto che si trova proprio all'interno. Melissa Polverari, Ponte degli Alberi, alle 9 di questa mattina, con questo uccello che vola da solo, solitario, unico punto marrone, nero, scuro, in uno scenario ormai quasi del tutto completamente bianco. Grazie dunque a Melissa Polverari per questa fotografia. Lorena, invece, Manoni, a Tavernelle ci ha inviato questa fotografia, anche qui la viabilità mi pare che sia abbastanza buona, sotto Lucrezia, ma credo che qui siamo ancora alle prime ore della mattina, caseificio di Fiordipiano, Sauro Ripanti, anche in questo caso possiamo dire che insomma la situazione sta peggiorando, nel senso che aumenta aumentano i centimetri, però ancora è abbastanza gestibile. Qui siamo a Montegiove invece, guardate che bello, Montegiove, Fano, Eva Gioni, non so se si pronuncia così, però qui siamo nella prima collina praticamente che domina sul mare. Andiamo a vedere l'esterno invece
se possibile anche l'esterno, come avevamo visto mi pare in diretta poco fa sul monitor di servizio, se è possibile rivedere, questa è l'esterna di Fano, dove vedete ancora Fano continua a nevicare, però c'era anche la diretta da Vallefoglia con le immagini di Vallefoglia. E dove c'è Angelica Panzieri ancora. Angelica! Sì, eccoci, siamo ancora qui a Morciola, adesso ci stiamo un po' spostati, come vedete sta continuando a scendere la neve, insomma la situazione appare sotto controllo, però ancora continuano a nevicare. Ma non sono passati gli spazzaneve lì, non mi pare che siano passati, sì, forse là sì, guarda, vedo degli spazzaneve qua. Sono passati degli spazzaneve, sì. Sì, qualche spazzaneve, diciamo, sulle strade principali è comunque passato, le strade, diciamo, che sono pulite, nonostante stia continuando a nevicare. Però la gente, da quello che vedo, dall'abbigliamento che indossa, non ci credeva più di tanto in questa nevicata, mi pare di capire. Non si è organizzata molto, anche con gli scarponi, le cose. Vedo un po' esatto, molto... non ci credeva. Esatto, non ci credeva più di tanto, nonostante appunto fosse stato annunciato l'arrivo della neve, diciamo che non la temevano. E comunque i cittadini si sono rifugiati al bar e stanno comunque bevendo qua qualcosa di caldo per, diciamo, per tenersi caldi. Comunque il cielo mi pare che da quelle parti sia... una bella sorpresa. Il cielo sia compatto, non ci sia... non ci siano spiragli di aperture ancora, mi pare che il cielo sia piuttosto coperto. Non ci sono spiragli di aperture, diciamo che qui la situazione rispetto al centro di Pesaro, dove invece non sono caduti fiocchi di neve, è molto diversa. Bene, allora grazie Angelica, stiamo quasi per chiudere il nostro programma. Grazie, quindi a voi. Rimani lì, vedi se c'è qualcuno da intervistare, se c'è qualcuno che può dirci qualche cosa. Intanto Lorenzo da Ponte degli Alberi di Montefelcino, anche qua la situazione, ecco, già Montefelcino ne ha di più rispetto all'altra vallata, vedete, Villanova di Colli al Metauro nevica ancora e ne sta cadendo abbastanza. Monte Copiolo, ecco, già qui la situazione Monte Copiolo è già diversa, qui siamo, non dico in montagna, ma insomma siamo un pezzo in là e abbiamo 20 centimetri. Ecco, abbiamo già 20 centimetri di neve. Andiamo invece adesso a Lucrezia di Cartoceto. Torniamo a Lucrezia di Cartoceto, credo che più o meno siamo lì. Come? Eccola qua. Allora, Lucrezia di Cartoceto, dove abbiamo Simona Zonghetti. No. Simona, no. Che è successo? È partito, è fuggito. Ci fermi lì? Sì, no, perché vediamo giustamente già le prime persone con le pale in mano che cercano di pulire i marciapiedi, ma anche le macchine. Lei ha dato giusto la mascherina, una pulitina per partire la mascherina. La mascherina ce l'ha? Macchina. Era dentro, giustamente l'abbiamo preso. No, allora metta la mascherina. Quindi sta andando al lavoro? Faccio un giro, vado su di mia madre che è a Villanova perché sta da sola. Ok. La lasciamo andare allora, buona giornata. Grazie. Quindi sta andando dalla mamma a Villanova perché è da sola, giustamente era dentro la macchina e quindi non aveva la mascherina, l'abbiamo fermato noi. Però proviamo colpa a sentire nostra. Anche qualcuno che sta andando a fare la spesa, perché sì. Vediamo già che si sta, che c'è insomma un po' di gente. Buongiorno, aspettiamo che metta la mascherina anche lei, poi chiediamo. Ecco. È di Lucrezia? Sì, di Lucrezia. Sì. Buongiorno. Buongiorno a lei, sta andando a fare la spesa oppure torna a casa? Fare la spesa, adesso torno a casa. Purtroppo abbiamo avuto questa sorpresa, per molti piacevoli, per qualcuno un po' meno, ma dai, accettiamo il tutto. Doveva lavorare oggi o comunque sarebbe rimasto in casa? No, lavoro, a bell'occhi, però credo che, dai, per il pomeriggio credo che non ci sia problemi. Quindi strade pulite, si spera insomma di risolvere un po' poi la situazione. Credo proprio di sì, speriamo, dai. Grazie, buona giornata, arrivederci. Ci spostiamo ancora di qualche metro. Sì, come sì, vedete andiamo. Qui le strade non sono molto pulite. In realtà ci sono le auto che stanno andando anche molto piano. Sentiamo questo signore qua, buongiorno. La fermiamo, anche lei oggi a fare la spesa? Sì, tanto ci vuole. Si aspettava questa nevicata, i meteorologi che hanno... azzeccato le previsioni? Detto, sì. Perlomeno hanno detto che nevicava e l'ha fatta, ecco, tutto qua. Da quanto tempo non vedeva la neve? Dal 2018 mi sembra che l'ultima l'abbia fatta, ecco.
perciò, ma serve un po' di neve. E oggi come trascorrerà la giornata? Tranquillo, immagino, tranquillo, va bene. Sono gli effetti della neve, che chiaramente, come dicevo prima ad Angelica Panzeri, mi pare che vedendo un po' così la gente che abbiamo così visto, intervistato, eccetera, non ci credesse poi più di tanto questa nevicata, nel senso che sì, una spolverata e via, e quindi non ha tirato fuori tutto l'abbigliamento magari un po' più pesante, compresi gli scarponi e quant'altro. Molti sono usciti così come se la neve non ci fosse, e quindi, ma è anche giusto, nel senso che ce n'è un po', adesso non esageriamo, non è tantissima, però comunque qualche problema chiaramente lo può causare. Un'altra bella immagine invece, un altro bel video ce l'ha postato sempre Giorgio Falcioni questa mattina dal porto di Fano. Se andiamo a vedere il nostro touchscreen, siamo sul porto di Fano con questa nevicata ancora alle primissime luci dell'alba. Qui siamo al porto, questo è il faro, del porto con questa nevicata accompagnata dal forte vento. Poi ancora tramontana fortissima, scrive, 2 gradi, poi gira da levante, il vento calma, oggi vedremo, dice Giorgio Falcioni, che se ne intende poi anche. Monte Copiolo l'abbiamo già visto prima, siamo sempre sul nostro reporter di strada, Fermignano, ore 8, a Fermignano continua a nevicare, sono le 9.55, quindi sono già trascorse 2 ore, evidentemente in queste 2 ore molta più neve è caduta anche a Fermignano. Qui siamo a Cucurano, Laura Palmisano ci ha inviato questo video dalla sua abitazione, e questa è la Flaminia, come vedete, insomma, sì, non è pulita e quindi bisogna fare attenzione, le macchine giustamente vanno molto, molto piano, perché è giusto così, anche perché la frenata. Ecco, questo è l'autobus, uno degli autobus che sono comunque in circolazione. A proposito di autobus, voglio ricordarvi quanto detto dal direttore di Adriabus poco fa in collegamento con noi, che per quanto riguarda Carignano non è possibile raggiungere la località, perché gli autobus non riescono a raggiungere perlomeno il centro. Camminate la stessa identica cosa. Ci si ferma a Tombaccia, praticamente a Tombaccia gli autobus si fermano, e per chi deve andare a camminate non è possibile proseguire con i mezzi pubblici. La stessa cosa per il centro di Monbaroccio, dove non è stamattina ci sono arrivati ma con molta difficoltà, adesso immaginiamo che le corse si interrompano molto prima. Stessa cosa è difficile raggiungere anche con gli autobus Candelara, dove già da questa mattina il centro non è più raggiungibile, e la stessa cosa dicasi per il centro di Cartoceto. Ecco, tutte queste località servite da Adriabus non sono raggiungibili con gli autobus. Diversa invece la situazione in Urbino, perché in Urbino si fa il trasbordo, cioè i mezzi senza catene da neve si fermano fino a un certo punto, poi lì fanno scendere i passeggeri e si fanno salire in un mezzo dotato di catene da neve, perché non si può far viaggiare ovviamente gli autobus con le catene laddove la neve non è sufficiente, e quindi si rischia poi di rovinare tutto quanto, quindi si fa questo trasbordo. Poi è chiaro che se la neve sarà sufficiente su tutta la tratta che magari va da Fano fino a Urbino, il mezzo sarà uno solo, non c'è bisogno di fare nessun rendezvous, nessun trasbordo. Allora andiamo adesso a vedere ancora altre foto dai nostri reporter di strada, così abbiamo una panoramica di quella che è la situazione nel nostro territorio. Serenella Giacomoni da Borgo Ville di Montefelcino, ancora qui continua a nevicare, guardate quanta neve c'è sulla ringhiera del terrazzo di casa. Calcinelle, quartiere Paradiso, ora ecco il quartiere Paradiso completamente innevato, qui siamo sulla zona di Calcinelli Alta evidentemente, quindi non nella zona bassa, sembra poco ma la differenza c'è. Qui siamo nel quartiere San Biagio a Cucurano, dove si gioca giustamente, i bambini, come scrive Mattia Di Sante, giocano a neve, a fare le palle di neve o anche i pupazzi di neve. Poi tantissima neve anche a San Cesario di Fano, scrive Matteo Uguccioni.
Queste sono le campagne nell'immediato entroterra fanese. Qui San Cesario è sulle colline proprio, si arriva con poca strada passando dalla Flaminia. E qui siamo ancora a Piaggio, l'abbiamo visto prima. Le primissime ore, vedete come a Fano ha iniziato a nevicare sul tardi, al tardi verso le 8.30. E poi andiamo all'ultima foto per il momento, a Barchi, Simone Mengucci, guardate anche a Barchi com'è la situazione in questo momento. Torniamo da Simona Zonghetti che ha, beh, vedo che abbastanza, ecco Simo, sta continuando a nevicare. Se mi sentite, esatto, perché parecchio. Abbiamo incrociato Matteo Andreoni dell'amministrazione comunale di Cartoceto e quindi ci può dare fra poco delle informazioni in tempo reale, ma intanto mi avvicino mentre parla con il sindaco Enrico Rossi anche da questi signori qua. Buongiorno. Buongiorno, scarpe adatte. Ha fatto la neve. La fatta. Dai, era ora che facevo la neve. Una passeggiata per vedere il panorama o andate a fare compere? No, andiamo a fare colazione. Ne approfittate almeno sabato mattina per rimanere un po' in relax. Sì, ok. Buona giornata, arrivederci, salve. Allora ritorniamo anche da questa parte, vediamo l'assessore adesso che si sta allontanando, ma stanno percorrendo tutti la via opposta. Come puoi vedere, Marco, sta nevicando anche parecchio in questo momento e quindi insomma la situazione sta peggiorando un po'. Andiamo incontro anche a questi signori qua. Buongiorno. No. Possiamo chiedere, signora, buongiorno? Si vergognano un po'. Evitiamo. Guardate anche qua. Panchina, insomma, cominciano ad essere quei 7-8 centimetri. Marco, cosa dici? Beh, insomma, direi di sì. Adesso non abbiamo anche il metro. Anche 10? Non abbiamo il metro. Adesso no, 10 no, mi sembra un po' eccessivo. Però vedete, dei pali è nevicato anche a vento. Anche dagli alberi, vedi? Adesso però sì, il vento lì, esatto, mi pare che non ci sia, però questa mattina presto verso le 7 già nevicava e già era quasi bianco per terra, questa mattina invece nevicava a vento, quindi con il vento. Adesso però il vento è diminuito, però c'è tanta gente, vedete, ne fuori in strada. È anche bello, però è anche bello perché si fa intanto un po' di movimento, si passeggia, si cammina, si prende l'aria buona e quindi insomma prendiamo il lato positivo di questa nevicata, no? Che non sarà abbondante, quindi i disagi saranno contenuti e noi vi stiamo raccontando un po' quello che è uno spaccato di vita quotidiana che vi stiamo raccontando in diretta da questa mattina presto. Ecco, questa immagine, esatto, andrebbe poi bene c'è chi, per San Valentino, logicamente... queste immagini qua, no? Buongiorno! È anche inusuale e quindi vedere insomma la neve è sicuramente bello. Poi ci saranno, immagino, anche bambini che inizieranno a fare pupazzi di neve. Non so se vi sono già arrivate delle fotografie. No, però sì, ricordo pupazzi anche di neve, fa, ma soprattutto insomma, i bambini che ci andranno veramente tante. I bambini andranno alla ricerca di quelli che sono le discese, i pendii dove poter muoversi con qualche slittino. Ah, sicuramente sì. Qualche slittino oppure organizzandosi alla bene meglio con qualche sacchetto di plastica sotto il sedere per fare le scivolate, insomma, ecco, più o meno immagino che al di là del pupazzo si preoccuperanno di trovare questi posti favorevoli alle discese, ecco. Intanto vediamo qua, c'è qualcuno che si pulisce anche dalla neve. Buongiorno, tutti in compagnia? Sì. Sì. Lui sì, però possiamo sentire voi. Stare più che fa le figuracce. No, dove andate di bello? Ancora qui, ancora siamo fermi qui, non sappiamo ancora. In un giretto? Sì, a piedi, sì. Insomma, ne approfittate anche giustamente per stare in gruppo. Va bene, buona giornata a tutti. Ciao. Proviamo a raggiungere anche l'ex assessore, l'ho perso di vista, Filo, di qua. Vediamo se è riuscito a reperire anche informazioni tramite il sindaco di Cartoceto che ho chiamato io un'oretta fa, si era appena spostato verso il comune, quindi probabilmente lo risentiremo più tardi. Matteo? Penso che sia ancora al telefono e quindi attendiamo. Magari ci ricolleghiamo tra un po', vediamo se riusciamo ad avere ulteriori informazioni anche per quanto riguarda la viabilità. Sì, allora... Non so se avete visto comunque dei video che Saverio Livi, presidente della Protezione Civile, ci ha inviato.
perché sono in azione gli spazzaneve anche nella zona del Codma, proprio perché, come diceva Olivi, devono tenere tutta quella zona ben pulita, perché poi sarà un punto di raccolta di quei mezzi. Certo, certo. Allora, grazie Simona, appena hai il rappresentante dell'amministrazione di Cartoceto, così magari può darci qualche informazione in più sulla situazione in questo momento nel borgo, non tanto Lucrezia, che come avete visto insomma ancora viaggia tranquillamente, ma insomma Cartoceto, che invece è il borgo che sta più in alto e che probabilmente anche per la sua conformazione potrebbe avere qualche problemino in più. Allora, tante, ripeto, le fotografie che arrivano, queste sono immagini che, ecco, degli spazzaneve, vedete gli spazzaneve che sono in azione nella zona del Codma, dove tra l'altro questa mattina si continuano a fare i tamponi, quindi la zona del Codma, per chi aveva l'appuntamento questa mattina per fare i tamponi molecolari per il Covid-19, può andare tranquillamente perché l'area è in qualche modo tenuta sgombra dalla neve, quindi tenuta in particolare sicurezza. Questi sono i mezzi che sono in azione. È una neve chiaramente non compatta, vedete, è una neve che, come si dice, bagnata, una neve che si scioglie tranquillamente sotto quando è al suolo, c'è acqua sostanzialmente, insomma, ecco, non è quella neve, anche perché le temperature sono, sì, intorno all'1, 0, 1, però non è quel freddo intenso che, come cade, gela e quindi crea davvero molti più problemi, perché con la neve gelata chiaramente poi sono anche tanti gli infortuni, quelli, le scivolate, quelli che poi devono anche ricorrere purtroppo al pronto soccorso, perché quando ci sono condizioni, in questo caso non è il caso di oggi, perché qui quando cammini al massimo ti sporchi le scarpe, ma è difficile cadere, scivolare, non è ghiacciata la neve a terra, diversamente invece, però sul ghiaccio bisognerà stare attenti, perché questa notte, come abbiamo già sentito anche dall'assessore regionale alla protezione civile Aguzzi, questa notte è previsto un calo delle temperature anche più marcato, perché chiaramente il sole non c'è e quindi scendono le temperature. Addirittura Cangiotti, da Bolognola, da dove ci siamo collegati all'inizio di questa lunga diretta, diceva che lì questa sera sono previsti meno 14, meno 15 gradi, ma siamo a 1300 metri di altezza in montagna, in piena montagna, nelle nostre bellissime montagne marchigiane. Tra l'altro la montagna, questi impianti sciistici, lo ricordo, riapriranno lunedì prossimo, quindi dopodomani, riapriranno e accoglieranno coloro che, gli appassionati di sci, coloro che vorranno trascorrere qualche ora in compagnia, appunto, sulle piste da sci della nostra regione. Questa è ancora, l'abbiamo già vista, Fermignano l'abbiamo già vista, Villa Grande lo stesso, insomma, ecco, sono tanti i nostri reporter di strada che stanno continuando a mandare i filmati, continuate pure a mandarceli, perché comunque poi a noi serviranno anche per fare i servizi e quant'altro. Allora, abbiamo, regia, abbiamo, vediamo se da scaletta abbiamo qualche altro collegamento. Non abbiamo la pubblicità? No, adesso no. Angelica Panzieri è ancora in collegamento? Adesso la ricontattiamo, perché a questo punto io direi di cominciare a chiudere il programma, perché mi pare che gran parte delle cose che dovevamo raccontare e delle cose che dovevamo dire le abbiamo in qualche modo dette. Abbiamo detto che le strade sono comunque transitabili, ci siamo collegati con il dirigente della viabilità della provincia di Pesaro Urbino, i passi sono tutti aperti, chiaramente continua a nevicare, quindi forse qualche defezione ci sarà, però in linea di massima le strade sono percorribili, chiaramente bisogna fare attenzione. Allora vado a salutare Angelica Panzieri, ti saluto Angelica. Sì. Grazie. Sì, siamo ancora qui a Morciola, sta continuando a nevicare, grazie a voi. Bene, allora vedo che comunque la neve cade, ma ripeto, non sta sembra quasi pioggia a terra, non sta gelando, questo è importante.
Esatto, esattamente. Bene, allora grazie, grazie per i tuoi collegamenti, grazie per essere intervenuta questa mattina. Allora ti lasciamo tornare a Pesaro, nella tua Pesaro, senza neve però. Sì, grazie a voi. A Pesaro niente neve, diciamo che qui la situazione è ben diversa. Ecco, e se c'è già qualche bambino stamattina che è iniziato a uscire con i genitori. Ecco, semmai ci aggiorniamo invece per domani, per vediamo come butta la notte. Va bene? Benissimo, grazie. Grazie Angelica Panzieri, grazie anche a Stefano Barnesi che è il tuo operatore che ha lavorato con te questa mattina per questa diretta. Grazie. Tra poco invece chiudiamo con Simona Zonghetti che invece è a Lucrezia, dalla, più di lì Simona ha detto no, sì. Ecco, più di lì dice io non vado perché preferisco non andare, perché la situazione delle strade non era effettivamente sul lungo la Flaminia, non era perlomeno per i mezzi che abbiamo noi in dotazione, non era il massimo e quindi a Lucrezia abbiamo preferito, come dire, fermarci e non andare oltre, perché l'idea era quella di raccontarvi un po' lungo la Valle del Metauro e lungo la Valle del Foglia, appunto, com'è la situazione nei vari paesi. Però ci siamo fermati a Morciola da una parte e ci siamo fermati a Lucrezia dall'altra per non rischiare. Ecco, quindi questo per farvi capire che se non è necessario è bene rimanere a casa. Sulla pagina dei reporter di strada sono tantissimi, guardate, non solo le richieste ma anche i post che stanno arrivando. Allora a questo punto facciamo così, man mano che li vediamo li approviamo. Allora Luca Lucciarini, questo è Fossombrone nella zona di Santa Maria della Valle in questo momento. Guardate quanta neve è caduta in questa zona di Fossombrone. Qui siamo davvero a dei livelli che superano sicuramente i 10-15 centimetri di neve. Poi qui siamo a Cucurano invece in questo momento, ecco il primo pupazzo di neve, lo vedete sulla destra del vostro teleschermo, Ila Bianchi che ringraziamo per questo scatto, guardate quanta è fitta, nevicata in questo momento a Cucurano. Poi andiamo a vedere Borgaccio di Colli al Metauro, grazie a Monia e Tillo Bartolucci, anche qui facciamo andare tutte e due le immagini, continua a nevicare nella zona di Colli al Metauro e come vedete tutta l'area è pressoché identica. Proviamo anche questo, poi andiamo di nuovo a Fermignano dove Emanuele Pitto Agostini scrive bufera Fermignano, siamo sicuri che migliora? Allora sul fatto che migliori sì, siamo sicuri perché lo dicono le carte meteorologiche e quindi possiamo dire che nel pomeriggio, come ci hanno confermato anche gli esperti che abbiamo sentito questa mattina alle 7 in diretta con la Protezione Civile delle Marche e alle 8 con Cangiotti, e insomma dal corso del pomeriggio dovrebbe tornare addirittura forse un po' di sole, dovrebbe comunque fermarsi questa nevicata. Poi stanotte, la prossima notte, qui intanto Ilaria Iacucci da Villa Grande di Monbaroccio ci ha mandato questa immagine, anche qui molto eloquente. Dicevo, da questa notte, probabilmente, e anche domani mattina, potremo nel Pesarese, ma soprattutto nel Fanese, così ci è stato detto, così dicono gli esperti, il Fanese dovrebbe avere ancora neve nella giornata di domani mattina e questa notte. Mentre Gloria Biondi da Montefelcino, Molino Malla, anche qui le strade sono, vedete, piuttosto libere, sono già passati e transitati gli spazzaneve, però si può capire e vedere bene come la neve sia abbondante. Luca Fosse invece, vediamo da dove ce l'ha mandate, non lo so, non c'è scritto, però ci ha mandato tante fotografie che ci fanno vedere le prime luci dell'alba con lo spettacolo della neve praticamente di notte. Guardate qua questa foto con il giallo tipico dei lampioni dell'entroterra di questi borghi così molto belli. Poi qui siamo a Villanova dove è cominciato di nuovo a nevicare, scrive Gaetano Di Marco. Ecco, quindi approviamo anche questo filmato, questa fotografia. Poi Serenella Giacomoni da Borgoville, anche qui ne è caduta tanta, ne sta cadendo tanta di neve. Nicoletta Tonon
Scrivete sempre, mi raccomando ragazzi, da dove ci mandate le vostre fotografie. Montecopiolo, tanta neve si vede anche soprattutto da questa foto qui in basso a destra, dove di neve sopra la siepe non solo, ce n'è, forse lì si è accumulata anche grazie al vento, però ce n'è tanta. Serrungarina, Luca Fosa ci ha mandato questa bella immagine, sembra quasi un paesaggio di montagna, non sembra neanche la provincia di Pesaro e Urbino, sempre Luca, poi Luca Nataloni, qui invece siamo dove? Ah, Sant'Orso di Fano, non siamo in una spiaggia della Florida, ma siamo con questa palma molto bella, siamo a Sant'Orso, in un quartiere della città di Fano, dove comunque continua a nevicare. Questa è di notte, a Serrungarina di notte, guardate queste, che bel contrasto di colori. Mentre andiamo a vedere Cartoceto, ecco questa immagine qua, Riccardo, che stiamo andando sul modulo di servizio. Qui siamo dove? A Cartoceto? Siamo a Cartoceto, dove gli spazzaneve sono già in azione, sono pronti per liberare quanto più possibile le strade, perlomeno le strade principali. Poi nell'entroterra, nelle colline, tutte le strade sono principali perché diciamo che sono tutte comunque importanti per raggiungere e per non lasciare soprattutto isolate le famiglie, perché un conto è vivere in città, dove c'è sicuramente il disagio del marciapiede con la neve, la strada non praticabile al 100%, ma quando andiamo invece nell'entroterra, ecco, come in questo caso, qui il problema è di tutt'altra natura, perché si tratta di fare discese, di fare salite e soprattutto si tratta di zone che hanno e registrano un numero sicuramente più elevato di centimetri di neve cadute al suolo e soprattutto con tutti i disagi che ci possono essere nelle strade di campagna. E in queste campagne ci sono nuclei familiari che hanno necessità poi di spostarsi, magari di fare... Ecco, in questo momento ci si può spostare normalmente o comunque nel giro di qualche ora tutto dovrebbe risolversi. Se poi dovesse gelare, la situazione comincia a diventare un po' più complessa, perché allora il gelo impedisce di spostarsi liberamente anche da questi paesi che stanno in collina, da queste frazioni come può essere per esempio Serrungarina. Allora salutiamo, qui siamo a Salomone di Cartoceto, sì. Allora dove sei Simone? In un parco, vedo... Ecco, vedi, c'è gente che allora spara. Intanto vi stiamo facendo vedere... Esatto, che sta pulendo anche i vari ingressi. Io sono al Parco Pep, e quindi insomma siamo rimasti sempre qua in zona, dalla parte opposta rispetto al supermercato. Come vedi c'è questa piazzetta completamente imbiancata ed è meravigliosa. C'è Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto, pronto per una telefonica perché vi dà tutti gli aggiornamenti del caso. Allora Enrico Rossi, sindaco. Devono chiudere prima con me, però in caso avevamo piacere di salutarvi. Va bene, allora noi ci salutiamo qua, Simona. Grazie per il collegamento, grazie per tutto il lavoro che hai fatto insieme all'operatore Filippo Pucci, grazie per averci raccontato questa mattina un po' questo risveglio bianco da Cartoceto fino a Lucrezia, perché poi ho detto che vi siete fermati giustamente anche per questioni di sicurezza e quindi insomma... Sì. Bene così, grazie, buon rientro e naturalmente poi ci sentiremo per metterci d'accordo su, certo. Sulle prossime ore, vediamo come andrà queste prossime ore, insomma dalla come notte, si evolverà. Si evolverà la situazione stanotte e domani mattina. Intanto grazie e buon rientro in redazione. Allora in attesa di sentire Enrico Rossi, il sindaco di Cartoceto, quindi come dicevo siamo in chiusura, torniamo sul nostro touchscreen, reporter di strada, buongiorno da Sant'Andrea in Villis, dove Irma Falcioni ci dice che la viabilità è discreta, quindi non ci sono particolari problemi, mentre da Fossombrone Simone Donnini ha fotografato il ciclamino di casa con le foglie completamente ricoperte di bianco e poi dal terrazzo ci mostra un po' qual è la situazione in questo momento dalle parti di Fossombrone.
Questa invece è Serungarina, Serungarina con Luca Fossa ancora con qualche scatto fotografico scattato all'inizio di questa giornata, ancora lui, e poi ecco questa invece quando è intorno alle 8:30. Abbiamo provato praticamente tutti, quasi tutti, qui siamo a Montevecchio di Pergola. Montevecchio di Pergola, ecco, vedete anche qua questa zona di Montevecchio di Pergola. Montevecchio non dilude mai, Pergola, tutte quelle zone là, c'è sempre tanta neve, guardate qui sopra quanta se n'è accumulata. Ecco, vedete il disagio, dicevo, adesso non so se questa casa è abitata oppure no, ma provate a immaginare voi, in questo caso, adesso se riesco a fermarvi l'immagine appena torna, ecco, forse qui, vedete, ecco, fermiamo un attimo l'immagine, guardate, ecco, provate voi adesso a immaginare com'è la situazione. Ripeto, probabilmente è una casa disabitata, perché vedo che sono tutte finestre più o meno aperte, non so se ci sono le porte, ora sto inventando, sto andando per deduzione, per logica, però ecco, se questa casa fosse stata abitata, chiaramente potete immaginare i disagi che si può vivere in un contesto di questo genere. Quindi va bene il paese a valle, ma più si sale in quota, e più la neve comunque crea problemi, crea disagi, come quello di poter semplicemente anche uscire semplicemente di casa per fare una commissione, per andare a fare magari le compere, visto che oggi gli acquisti, visto che oggi, come abbiamo detto, è anche sabato. Allora, vediamo se ci sono aggiornamenti, poi... Ci abbiamo Rico Rossi, il sindaco di Cartoceto? Ok. Allora, ci chiedono di andare all'ospedale di Fossombrone, ormai non è più possibile perché abbiamo visto che ci siamo dovuti fermare a Lucrezia, non è possibile andare oltre, almeno per quanto riguarda la nostra troupe, quindi l'abbiamo liberata, la troupe. La superstrada non ci sono problemi di transitabilità, mentre se si percorrono le strade collinari sono aperte, ma muoversi solo con pneumatici da neve. Questo ci dice il direttore, del dirigente della viabilità della provincia di Pesaro Urbino, Mario Primavera, che abbiamo sentito poco fa in diretta e che adesso ci ha aggiornato sulla situazione in superstrada. Quindi la E78 è comunque praticabile, transitabile, non ci sono problemi, chiaramente bisogna fare attenzione, andare piano. E poi nelle strade collinari, come vi dicevo poco fa, sono aperte, ci si può muovere, ma solo con gli pneumatici da neve o le catene da neve, ma meglio gli pneumatici da neve, perché così con gli pneumatici da neve non c'è bisogno di stare a togliere, mettere, togliere, mettere. Enrico Rossi, buongiorno, sindaco di Cartoceto. Buongiorno, direttore. Allora, la situazione, abbiamo visto tanti reporter che ci hanno mandato una valanga di fotografie e video da quelle parti, qual è la situazione? Ma è una situazione tutto sommato, rispetto ad alcune che ascoltavo adesso mentre lei illustrava, insomma, il quadro generale della provincia, sicuramente abbastanza buona. Le strade sono tutte percorribili, non soltanto nella frazione ma anche nel capoluogo. I mezzi da questa mattina presto sono in movimento sulla base di quello che è previsto dal piano neve. Certo, anche io, insomma, mi sento di consigliare assolutamente di muoversi solo e soltanto con dei pneumatici da neve. Aggiungerei, mi consenta, anche se esclusivamente necessario, in macchina, perché molto spesso si possono creare anche dei disagi al traffico e alla viabilità, perché magari, insomma, qualche mezzo che non ha le corrette dotazioni a bordo magari si impantana, però insomma nulla di eccezionale. Le strade, ripeto, sono percorribili, continueremo anche nelle prossime ore nella pulizia, ecco, delle strade, sia della frazione che del capoluogo, e poi valuteremo anche eventualmente l'intervento del gruppo volontari di protezione civile, specificamente però al borgo storico di Cartoceto, cioè a quelle viuzze, a quelle stradine in cui i mezzi non riescono ad entrare, per dare anche la possibilità alle persone anziane di muoversi a piedi, e sulla base del quadro evolutivo delle prossime ore ovviamente poi valuteremo anche l'uscita dei mezzi spargisale durante le ore notturne. Enrico, grazie mille per questa, grazie sindaco per questo collegamento, per questo aggiornamento
che ci ha dato un po', ecco, ci ha fatto uno spaccato preciso di quella che è la situazione nel comune. E comunque problemi non ce ne sono, abbiamo detto, disagi non ce ne sono. Adesso bisognerà fare attenzione al ghiaccio della notte e poi eventuali nevicate nelle prime ore di domani mattina, se confermate. Va bene, grazie mille. Grazie sindaco, grazie mille. Allora, noi chiudiamo qui la nostra diretta dedicata a questo maltempo, a questa nevicata 2021. Grazie come sempre a tutti voi per averci seguito, grazie alla regia Riccardo Sola, poi a Cristiana Guerra al coordinamento, poi Thomas Cursini, Giacomo Vitali, che hanno seguito sempre qui dal dietro le quinte tutto quello che riguarda, e sono tante le cose da fare, tutto quello che riguarda la gestione dei filmati e quant'altro, poi le nostre due troupe, Angelica Panzieri da Pesaro con Stefano Barnesi e poi la troupe di Fano con Simona Zonghetti e Filippo Pucci. Un grazie naturalmente a tantissimi di voi che ci avete scritto, ci avete mandato messaggi, fotografie e video. Continuate ad aggiornare, aggiornarci e ad aggiornarvi attraverso Reporter di Strada e attraverso il 338-4968-250. Continuate, noi sia oggi che domani, qualsiasi ora del giorno e della notte, saremo operativi e saremo qui pronti ad aggiornarvi sull'evoluzione di questo maltempo che comunque ha le ore contate e quindi domani dovrebbe concludersi. Buon proseguimento con i nostri programmi qui su Fano TV e buon fine settimana a tutti.